La condanna all'intervento bellico è unanime, inconcepibile l'utilizzo delle bombe nel terzo millennio, nel cuore dell'Europa, ma c'è chi va oltre nell'analisi. Guardi, nel 2022 pensare che ci sia una guerra è veramente devastante, vuol dire che siamo ritornati al periodo preistorico. Cioè, noi non siamo un popolo di guerra, siamo un popolo di pace. E io in questo voglio dire una cosa che è un po' controcorrente. Io non riesco a capire per quale ragione poche persone, perché sono poche persone, possano compromettere la stabilità mondiale. Mi sembra che la Russia dica una cosa semplice: non vogliamo che l'Ucraina entri nella NATO. Non riesco a capire per quale ragione, non comprendiamo questa volontà, che sia giusta o sbagliata. Non capisco per quale ragione bisogna esasperare gli animi, non capisco per quale ragione dobbiamo tornare alla guerra in un momento in cui abbiamo bisogno di pace e di coesione sociale. Ma non le sembra che possa essere un pretesto quello della NATO, sulla quale insomma mi pare che gran parte dell'Europa era insomma guardinga e attendista di fronte alla possibilità che l'Ucraina entrasse nella NATO? I pretesti si scoprono durante le trattative, bastava che l'Europa e gli Stati Uniti dicessero tranquillamente e serenamente: l'Ucraina non entrerà nella NATO, però mettiamoci tutti insieme al lavoro. Io queste dichiarazioni non le ho sentite da nessuna parte. I mercati sono ovviamente crollati questa mattina. Quali potranno essere le ripercussioni di questa guerra per la nostra economia, anche per gli investimenti? Già nel 2014 le sanzioni alla Russia hanno creato non poche difficoltà. Si parla di nuove sanzioni, inevitabili, però il risvolto economico quale può essere? Il risvolto economico non sarà positivo. Parliamo di 20 miliardi di euro. Oggi è quello che l'Italia intrattiene come rapporti con la Russia, 20 miliardi di euro che sono così composti, 4 miliardi di esportazione e 16 miliardi di importazione. Perciò avremo un problema un'altra volta di acquisizione di materia prima. Poi sulla parte energia, guardi, lasciamo perdere perché lo stiamo toccando con le nostre tasche, lo dice un anno fa, però non ci ascoltavano, però bisogna dirlo perché bisogna guardare i nostri telespettatori e dire loro che un anno fa Confindustria diceva che avremmo avuto un gran problema sull'energia. Perciò i danni sono enormi e poi saranno enormi anche dal punto di vista, adesso io oggi parlavo con un mio collega e mi diceva: ma pensa se Abramovic chiude il Chelsea? Perché poi alla fine non sono soltanto interessi di interscambio commerciale, ci sono interessi di vita, no? Abramovic, mi dicono che ha portato la propria barca da Barcellona, ci sono altri segnali importanti. Da Venezia una forte condanna all'attacco russo all'Ucraina e anche grande preoccupazione per le ricadute economiche sul nostro paese, per le ritorsioni che gli stati occidentali vorranno fare alla Russia. Energia, turismo, esportazioni, ecco, il governo deve seguire bene questo capitolo.